radiofonica.com. Per radiofonica.com siamo in compagnia di Alessandro Riccini Ricci, ideatore del progetto Immaginario 2.0. Edizione 2011, cosa ci riserva rispetto di differenza rispetto al passato? Ma la prima cosa è che abbiamo messo anche nei nostri materiali di comunicazione è che questo non è un festival, e cioè abbiamo fatto un salto, spero, di qualità nel trasformare quello che era un festival, cioè un insieme di eventi, un programma di eventi, in un laboratorio. Quindi all'interno delle giornate della manifestazione, oltre agli ospiti, ci saranno alcune situazioni in cui si penseranno, si creeranno alcune ipotesi di progetti editoriali, di format per il web, fatti e pensati in collaborazione con Doc 3 di Rai 3, la trasmissione di Rai 3, oppure con Repubblica.it o Il Fatto Quotidiano online, e questo credo che sia il tratto caratterizzante. In più abbiamo cercato di capire se oltre all'informazione ci sia anche l'intrattenimento al centro di una morte o di una serie di polemiche e di varie questioni anche politiche del nostro paese. Quindi, accanto a quello che è il problema dell'informazione, abbiamo cercato di capire se anche l'intrattenimento in Italia, diciamo, non avesse qualche problema. Abbiamo scoperto che qualche problema ce l'ha, e questo lo racconteremo all'interno del festival, partendo da alcune glorie del presente come I Soliti Idioti o Gino e Michele di Zelig e Smemoranda, fino a parlare appunto dell'esperienza di Arbore e del suo gruppo. Tra l'altro ci saranno delle presenze inabituali per una manifestazione come la nostra, come Bonolis o da altri, e quindi insomma un programma abbastanza vario. Tema di questa edizione è l'utopia. Cos'è per te l'utopia? L'utopia per me, per noi, sono le idee, l'insieme delle idee per il futuro di questo paese. Quindi il laboratorio per noi diventa anche, attraverso la manifestazione, pensare e fare concretamente delle cose per il domani o domani mattina, insomma, di questo paese. Farle concretamente, quindi i nostri laboratori diventano l'applicazione di alcune ipotesi che noi abbiamo di come possa funzionare la comunicazione, l'informazione, l'intrattenimento attraverso nuove modalità di farla, soprattutto penso al web. E quindi questo è il nostro, diciamo, idea di utopia, un'utopia molto concreta e molto pratica. Ringraziamo Alessandro Riccini Ricci per il tempo che ci ha voluto concedere. Per radiofonica.com è tutto. radiofonica.com